Quindi è veramente un grande onore e un piacere, vista anche la mia passione per la storia di vita e per l'Italia, che diciamo mi è stata trasmessa da mio padre, dal quale poi attingo anche oggi dai suoi documenti, dalla sua biblioteca, tante notizie e spunti per realizzare questi, diciamo, eventi che l'amministrazione comunale poi mette in campo. Che dire, sindaco, questo bicentenario capita in un brutto periodo, tra il 2 dicembre all'ufficiale, ma noi siamo, penso, operativi anche in quella data. Grazie, buongiorno a tutti. Diciamo che per noi non è un brutto periodo, stamattina c'è anche il sole che ci accompagna, quindi siamo un paese fortunato, di persone fortunate. Prima di iniziare il mio intervento, ringrazio la preside dell'Istituto Pubblico Virgilio Maroni, dottoressa De Martino, la rappresentanza dell'Associazione dei Capitani, i balneari, la rappresentanza dell'Istituto Comprensivo Marzia Buonocore Siena e tutti i presenti. Per me è un'emozione unica aprire oggi la giornata che ci accompagna a questa data fatidica e la nascita del comune di Meta, 31 dicembre 1819, 31 dicembre 2019 festeggiamo il nostro bicentenario, 200 anni della nascita di Meta. Per me è un motivo di orgoglio di rappresentare questa amministrazione. Ringrazio l'assessorato alla cultura nella presenza dell'avvocato Bianca Maria Balzano che sta curando tutta l'organizzazione insieme alla scelta e una grande scelta del direttore artistico, il dottor Andrea Firma, e tutto l'ufficio che ha collaborato e collaborerà con noi alla realizzazione di tutti questi eventi. Il 31 dicembre sarà una giornata importante per la nostra comunità. Ci sarà un consiglio straordinario in cui questa sala verrà dedicata al primo sindaco del comune di Meta e su susseguirsi ci saranno tanti eventi. Naturalmente per me è una grande emozione e un grande piacere poter rappresentare appieno il nostro paese per la sua crescita, per il suo sviluppo, che ha visto man mano, con il passare degli anni, diventare un fiore all'occhiello della penisola sorrentina. Per me è un motivo di vanto e di orgoglio. Ma soprattutto deve essere un vanto e un orgoglio di tutti i cittadini che rappresentiamo e che ci rappresentiamo. Ringrazio la Commissione che sta collaborando all'elaborazione del libro dove raccontiamo la storia e la nostra terra. Non cito i nomi, ma sono persone di grande spessore, professore Biagio Passaro, da Mariano Natale, professor Ferrara, Russo, sono personaggi in cui hanno voluto collaborare appieno con questa amministrazione per la realizzazione di questo libro che andrà in stampa a breve e sarà donato a tutte le famiglie medesime. Io ringrazio gli intervenuti sperando che quello che noi facciamo venga apprezzato, ma soprattutto voglio ringraziare i miei concittadini che hanno dato l'onore di essere qui oggi e rappresentare il Comune di Meta per il suo bicentenario. Grazie e buon lavoro. Grazie Sindaco. Il Sindaco ha detto appunto che il motore di questi eventi che stiamo avendo è l'assessore, il consigliere delegato alla cultura, Bianca Maria Balzano. A lei chiediamo appunto lo spirito di questo centenario e che cosa si vuole organizzare.
Buongiorno e benvenuti, chiaramente con la voce rotta dall'emozione che desidero anzitutto associarmi ai ringraziamenti del nostro primo cittadino intervenuto. Il mio primo ringraziamento va proprio al sindaco Tito, perché non nel corso di questo mandato cominciato da poco, ma all'indomani del primo insediamento della comunità Tito, mi chiese, io con animo curioso accettai, di potermi occupare dei preparativi delle manifestazioni celebrate il bicentenario, dandomi piena fiducia che spero sono riuscita e riuscirò chiaramente a manifestare. Ringrazio voi cittadini presenti perché ci avete consentito, a me come all'amministrazione, di poter cominciare, come dicevo, e continuare un progetto cominciato almeno 5 anni fa, del quale oggi cominciamo a vedere i primi risultati, con la mostra sui documenti reperiti della FADE, poi mi parlerà anche completamente il nostro direttore artistico, la dottoressa Rina Pepe. Ringrazio ovviamente il direttore artistico perché è mosso sicuramente da una passione viva, vivida, che va ben oltre il mandato ricevuto, così come desidero ringraziare, e con questo concludo i ringraziamenti, il nostro dirigente Mario Di Martino, presente, fattivo e veramente sempre collaborativo. Grazie. Per quanto riguarda invece lo spirito del bicentenario, come diceva il sindaco, il 31 dicembre di quest'anno ricorrono i 200 anni, quindi il nostro comune compie 200 anni, il suo compleanno potremmo anche definirlo, e un compleanno sicuramente importante che non può passare inosservato come non passò inosservato 100 anni fa. Tanto è vero che nella locandina che presenta l'incontro di oggi, la conferenza e l'inaugurazione della mostra permanente presso la sala museale del Comune di Mita, voglio leggerlo perché mi è piaciuto molto. Il cavaliere Giambattista Liguori 100 anni fa invitava tutti i cittadini a far festa per la nuova vita venuta nel popolo di Mita, lasciato libero a provvedere ai suoi bisogni per i benefici effetti della divisione del lavoro che, come nelle industrie meccaniche, anche nelle cure e nei convegni, migliora i risultati. Ebbene, quindi veniamo allo spirito, a quello che è stato lo spunto che ci ha indotto poi a organizzare i festeggiamenti celebrativi che dureranno per gran parte anche del 2020 e dovrebbero concludersi nel principio con la festa della nostra Santa Patrona. Lo spirito che ci ha mosso è stato sicuramente quello di promuovere e tramandare la conoscenza del nostro territorio. In effetti abbiamo già con le passeggiate medesi inaugurato questo percorso, percorrendo, per chi vi ha partecipato o per chi ha solo letto, le strade antiche di collegamento tra Mita e gli altri comuni. Naturalmente il bicentenario, i festeggiamenti del bicentenario riguarderanno anche la valorizzazione delle frazioni e dei rioni, il rione di Casa Starita, il rione di Santa Lucia, già con dei festeggiamenti in atto e che dureranno per tutto il periodo natalizio. Intendiamo ovviamente anche dare supporto agli eventi tradizionali mediante il gruppo delle tradizioni, con ciò mi riferisco, ci riferiamo ai canti popolari, avremo la canzone dello capodanno, valorizzeremo sicuramente la tradizione pasquale delle processioni e sicuramente avremo una attenzione sentita, profonda, profondamente emotiva verso la nostra padrona, la Madonna dell'Auro. Il culmine infatti dei festeggiamenti celebrativi sarà rappresentato dalla mostra dei tesori che faremo proprio della nostra padrona. Il secondo spunto, il secondo spirito che ci ha mosso in questa direzione a parlarne, a confrontarci con voi è il ricordo delle persone, dei personaggi che hanno fatto la storia di Mita, perché è chiaro che un paese è fatto dalle persone che lo hanno vissuto, lo hanno amministrato, hanno portato arte, musica, valori, commercio, tradizioni, delle quali cose chiaramente vi parlerà la dottoressa Dina Pepe. Quindi concludo col dire che noi abbiamo un obbligo sicuramente, che è quello, senza falsa retorica, di tramandare la nostra storia, di tramandare le nostre tradizioni, perché solo avendo radici forti si può costruire e guardare in alto, ed è quello che noi abbiamo inteso fare anche consegnando, come ha anticipato il sindaco, a ciascuna fatica
in famiglia di Mita un volume dedicato al bicentenario. Grazie e buon proseguimento.